Ciao Aldo, che cosa ti ha portato a Mosca? Innanzitutto il caso, l'opportunità che si era creata, era decisamente interessante per crescere. Per quanto riguarda punti di vista, per cui ero un po' bloccato nel mio precedente lavoro, in campo di vista manageriale, poter comunque prendere maggiori responsabilità. Di cosa ti occupi? Mi occupo di sistemi di conversione dell'energia, quindi di generazione, stoccaggio di energia elettrica, termica, frigorifera e cercare di farlo nel modo più efficiente possibile, quindi sia dal punto di vista economico ma anche ambientale. La Russia offre molte opportunità a chi si occupa di energia. Un paese molto grande da questo punto di vista, che ha anche tutta una serie di eccellenze e in quest'ambito qui investe. In questo ecosistema, quello di Spolco, mi trovo. È un grande investimento e esperimento che è molto internazionale, ci sono molte risorse, si punta molto sull'innovazione, sul fare impresa, quindi non è, diciamo, rappresentativo appieno del paese, insomma, è una situazione decisamente migliore, ma così come anche in Italia tutte le università non sono uguali. Quali sono gli obiettivi di questo progetto? Adesso con la generazione, con un sempre maggior apporto di energia rinnovabile, questa non è facile da prevedere. A volte c'è il sole, a volte non c'è, a volte c'è il vento, a volte non c'è. E quindi tutto ciò non è più come una volta in cui c'erano delle grandi centrali che funzionavano in maniera continua e tu dovevi trasportare questa elettricità dal punto A al punto B e poi distribuirla. Adesso ci sono tante fonti distribuite che funzionano un po' quando pare a loro, per certi versi. E quindi tu devi riuscire a garantire un approvvigionamento continuo e stabile di elettricità. E quindi per fare questo devi intervenire con l'ausilio di batterie e con l'ausilio di mezzi che ti consentono di prevedere un po', diciamo, il futuro e di prevedere quelli che saranno i consumi e di quindi mettere tutto assieme e farlo nella maniera più efficiente possibile. Quindi un gigantesco problema da risolvere dal punto di vista di ottimizzazione. Qual è stato l'impatto con la Russia per la tua attività di ricerca? La gente tende ad essere magari più teorica, o forse un po' più estrema, un po' o molto teorica o molto applicata. L'ingegnere italiano, da quel punto di vista, è sì pragmatico, però ha delle molto solide basi scientifiche e teoriche, quindi magari siamo un po' anello di congiunzione. Ti trovi nel mezzo, cioè perché ti interfacci con molti fisici o matematici puri, che sono molto bravi, ai quali magari manca l'aspetto pratico, o colleghi magari più pratici, a cui manca la parte teorica. L'ho detto così, suona male. Comunque sia, diciamo sì, a fungere da elemento di contatto tra le eccellenze matematiche che in questo paese abbondano, la parte più pratica. Ti senti un ambasciatore della ricerca come italiano? Alcune specificità, siano esse culturali, siano esse professionali, magari a volte vanno di pari passo. Quindi, in un contesto così, direi che per certi versi sì, per quelle specificità che ti menzionavo prima. Poi il bello della ricerca, però, è che le idee circolano, le persone dovrebbero circolare, non solo espatriare, ma anche tornare, e quindi poi alla fine vieni tu stesso ad essere un po' una figura ibrida. Ad esempio, nel modo in cui gestisco le persone mi sento molto norvegese. Ciao, grazie!